Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trash in diretta da casa mia. Per oggi farò una DVD collection, visto che l'anno scorso vi ho lasciato un po' a bocca asciutta con la DVD collection numero 12, quindi iniziamo col primo. C'era una volta Il West di Sergio Leone. Veramente io amo alla follia questo film. Secondo me questo qui è il film per eccellenza di Sergio Leone, anche se comunque mi piacciono tutti i film di Leone. Anche se comunque, ecco, l'unico che forse mi piace un po' meno, ma comunque è sempre un bellissimo film, è Giù la testa. Però insomma, gli altri sono dei capolavori. La trilogia del dollaro, C'era una volta Il West, C'era una volta in America, insomma, grandi film. Sono pochissimi quelli della sua filmografia, però io li adoro alla follia perché sono spettacolari, cioè ad avercene registi così. E passiamo col prossimo. A colazione da Tiffany. Insomma, per quanto mi riguarda è uno dei film più belli della storia del cinema, insieme a, appunto, a tutti gli alcuni altri film di Blake Edwards, che comunque è La Pantera Rossa, quello è il suo must. Però anche Hollywood Party non scherza, naturalmente. Però Colazione da Tiffany doveva essere assolutamente nella mia collezione di DVD. Prossimo acquisto per il ciclo Indimenticabili, c'è scritto qui, dei film da collezione, Il Cacciatore. Il Cacciatore di Cimino, uno dei miei film preferiti di Cimino, insieme a Una Calibro 20 per lo Specialista, che è stato il suo esordio alla regia. Questo è assolutamente un colossal, un capolavoro, che cosa si può dire di più? È un film bellissimo. Pulp Fiction di Quentin Tarantino, il mio film preferito in assoluto della filmografia di Tarantino. Uno dei film in assoluto migliori, per quanto mi riguarda, di Tarantino. È proprio la perfetta rappresentazione di come bisogna fare un film. Cioè, io insegnerei nelle scuole di cinema con questo film. Cioè, faccio vedere ai miei studenti, se nel caso dovessi diventare un professore di audiovisivo o comunque della storia del cinema, li faccio vedere questo film qui per fargli capire agli studenti che questo è come fare un film, come anche scrivere una sceneggiatura, come montare. Naturalmente io, amando alla follia quel gran genio, quel gran maestro del brivido di Alfred Hitchcock, non potevo non acquistare o comunque non avere nella mia collezione personale di DVD, naturalmente, Psycho. Che comunque poi ho scoperto che non si dice Psycho, ma si dice Psycho, quindi senza la pronuncia della P. Beh, gran capolavoro, ve ne ho parlato in passato, ho levato la recensione perché non mi piaceva, la rifarò penso in un prossimo futuro, è uscita in questa nuova versione Halloween Collection, ma vabbè. Insomma, è un film bellissimo, come al solito un capolavoro assoluto della storia del cinema, di come strutturare un thriller e farlo evolvere in maniera spettacolare. La La Land. È un film che mi è rimasto veramente impregnato nella mia memoria, è impregnato come spettacolo, perché io quando l'ho visto in sala è stato uno spettacolo che penso non rivedrò mai più in sala. Cioè, non penso che ci siano altri film alla pari di La La Land, che l'hanno superato, comunque ci sono arrivati vicini qui. Chazelle si è dimostrato il bravissimo regista quale è. Naturalmente non poteva mancarmi Ready Player One, dopo aver letto il meraviglioso romanzo di Ernest Cline, e naturalmente dovevo assolutamente acquistare il film. È stato il mio regalo di compleanno. Da molti non è considerato un capolavoro, ma per me nemmeno, comunque è un bel film per quanto mi riguarda. Non sto parlando altro che di Jurassic World, Il Regno Distrutto. Dovevo assolutamente prenderlo perché questo è un film che mi è piaciuto un sacco, forse anche più del primo Jurassic World. Quindi che tutti i detrattori possono dire che questo film possa essere stupido, cioè possa perdersi magari nella seconda parte, per quanto mi riguarda è un film dignitoso, un ottimo seguito. Per quanto mi riguarda forse questo è il miglior seguito della saga di Jurassic Park, perché come sappiamo il Mondo Perduto di Spielberg stesso e comunque Jurassic Park 3 non è che abbiano fatto questo grande passo avanti. Quindi comunque sia, ci troviamo dinanzi a un film migliore rispetto a quelli già precedentemente citati. Infatti Jurassic World è un'altra eccezione alla regola, il primo intendo, quello di Colin Trevorrow. Naturalmente molti possono essere contrari al fatto che si possa comprare un film della Marvel senza aver comprato i precedenti film della Marvel, visto che sono tutti concatenati, ma io me ne sono altamente, come si suol dire, importato nulla, e naturalmente ho deciso di acquistare per me il miglior film della Marvel dell'anno scorso, naturalmente Infinity War. Un film che ho, tra l'altro, è stato l'acquisto insieme appunto a Jurassic World
legno distrutto, sono stati gli acquisti come regali di Natale, per quanto mi riguarda. Quindi, insomma, come regali di Natale, secondo me, non sono niente male. Credo che non ci sia nient'altro da dire su questi DVD, su questa tredicesima parte della mia DVD collection. E ci rivediamo in un altro prossimo video. Ciao a tutti!